Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video riguardante i prodotti terminati nel mese di settembre. Parto con la mia solita tinta che vi mostro un mese sì, un mese no, perché la faccio in due volte e perché la utilizzo solo per la ricrescita, ed è la Phytocolor nella colorazione 7 biondo, che corrisponde proprio al mio colore naturale. Non prendo un tono più scuro perché comunque non scarica granché questa tinta, quindi questo colore risulta perfetto. Copre bene i bianchi, non mi secca particolarmente i capelli, contiene pigmenti vegetali, è comunque una tinta chimica, però come ingredienti insomma è meno peggio delle altre. Prezzo di listino 16,50, io solitamente la prendo sempre in offerta, qui l'ho trovata a 9,90. E la compro in farmacia oppure la trovo da Caddis. Poi terminata quest'acqua micellare Geomar Bio 3 in 1, che non mi è piaciuta per niente, ho fatto una fatica incredibile a terminarla. Deterge, strucca, idrata, non è vero, idrata assolutamente no, a me seccava un sacco la pelle, quindi deterge, strucca senza infamia, senza lode. L'ho terminata mischiandola alla polvere lavante per il viso e l'ho terminata così, però non mi è piaciuta per niente, assolutamente bocciatissima questa acqua micellare. Terminato purtroppo questo flacone di acqua termale rinfrescante idratante di Wycon, che mi è piaciuta tantissimo. Questa è arricchita con acido ialuronico ed è acqua della fonte termale di Bognanco. Inci molto buono, c'è acqua termale sodio ialuronato e mi è piaciuta tanto, la utilizzavo come fissante trucco per rinfrescarmi durante la giornata, per bagnare i pennelli, veramente mi è piaciuta tantissimo, io se la trovate ve la consiglio. Poi terminato questo sapone per le mani di Organic Shop alla rosa e pesca, piaciuto molto. Questi sono 500 ml a un costo veramente basso perché costa intorno ai 3,50 euro, ottimo rapporto qualità prezzo e mantiene le mani idratate, pulite, profumate, veramente mi è piaciuto tanto. Poi Cien Shower Cream Tropical Mango, ve lo mostro al volo perché è sempre lui che non può mancare. Terminata questa mousse di Madara, questa mousse purificante detergente, mi è piaciuta tanto e ve l'avevo già mostrata in diversi video. Avevo paura fosse disseccante per la mia pelle perché comunque è una mousse purificante, quindi mi dava l'idea di andare un po' ad asciugare il viso, invece assolutamente no, è una mousse che è ricca ma allo stesso tempo delicata, contiene rosa, damascena, camomilla, calendula, quindi va anche a lenire la pelle, la pulisce molto bene e la lascia bella morbida, mi è piaciuta molto. E sono 150 ml a un costo di 22 euro, mi è durata una vita, quindi anche questo prodotto assolutamente consigliato. Terminato questo shampoo volumizzante rinforzante di La Vera, che ovviamente non mi è piaciuto, secondo me l'avevo già mostrato in un video di prodotti bocciati, però non ricordo. Comunque è indicato per capelli fini, soggetti a elettricità statica, non mi è piaciuto per niente, mi seccava un sacco i capelli, quindi anche quando li lavavo mi dava proprio questa sensazione di secchezza già sotto la doccia, bocciatissimo. Poi terminato questo burro struccante Balm, che mi è piaciuto tantissimo, io adoro i burri struccanti soprattutto in inverno, questo l'avevo iniziato già l'anno scorso e quindi in questo mese mi ci sono messa a terminarlo perché ha un PAO di 12 mesi, quindi era ora di finirlo. Mi è piaciuto moltissimo perché strucca bene sia gli occhi che il viso senza bruciare, senza appannare gli occhi, io lo andavo a massaggiare, proprio ne basta pochissimo, lo andavo a massaggiare su tutto il viso inumidito e poi andavo a rimuovere con o il guantino glove oppure con il pannetto della Humankind, perché il
panno in mussola che danno in dotazione con questo burro per me è troppo aggressivo, tende un po' a graffiarmi la pelle. Invece con gli altri che utilizzo di solito mi sono trovata molto bene. Veramente consigliato. L'unica cosa che a me non piaceva tanto il profumo, però insomma quello è molto soggettivo. Poi, terminato questo siero viso anti-age di Rasayana, di questo ve ne avevo già parlato in un video di chiacchiere sui prodotti che stavo utilizzando, mi è piaciuto moltissimo, sono 15 ml ed è un siero a base di acido ialuronico, estratto di goji e aloe vera. Io solitamente lo andavo a miscelare un pochino di olio di Madara Irradiant Energy e lo utilizzavo alla sera. Bella luminosità, pelle rimpolpata, tonica, ottimo. Alla mattina ho provato ad utilizzarlo, però solo questo siero non era sufficientemente idratante, quindi dovevo poi applicare una crema dopo. Ma visto che alla mattina utilizzavo quello di Vegape, questo l'ho spostato sulla sera, mi è piaciuto parecchio, veramente buono. Poi terminato un altro shampoo. Tremate, tremate, shampoo perché vi boccio tutti, anche questo non lo boccio completamente, questo è quello di Organic Shop Volume Shampoo all'olio di borragine. E stesso discorso della secchezza, cioè non mi dava una bella sensazione, non so cosa dirvi, ragazzi, sono tutti così. E quindi volume non l'ho visto onestamente. Capelli puliti, sì, l'effetto finale una volta asciutti era bello. E duravano più o meno 2 giorni e mezzo i capelli puliti, però sì, non è uno shampoo che mi ha fatto innamorare, possibile, e quindi non lo ricomprerò. Poi, terminato questo latte corpo melograno e pistacchi di Magie di Sapone, mi è piaciuto moltissimo. Questo ha un dispenser particolare perché potete dosare la quantità da far scendere, quindi c'è proprio 0, 3,5, 5, 7,5. Quindi, in base a quello che vi serve, pushate, esce la giusta quantità. Mi è durato una vita e sono 500 ml. A un po' di 3 mesi io l'ho ampiamente superato, ma veramente di tanto, però non aveva cambiato consistenza né profumazione, quindi l'ho utilizzato lo stesso. Ha un buonissimo profumo che adesso non vi so spiegare, idrata bene la pelle del corpo, io lo utilizzavo soprattutto sulle gambe e mi è piaciuto molto. Però è durato troppo, cioè dopo un po' mi ha stancato la profumazione, onestamente. 500 ml e con dispenser sono veramente tanti da finire, ma nel complesso mi è piaciuto. Poi, terminato questo contorno occhi di Alchemilla, l'Elisir Contorno Occhi, che vi avevo già recensito in un video di contorno occhi a confronto. Questo io lo utilizzavo sotto al mio contorno occhi abituale perché per me non era sufficientemente idratante. È un trattamento anti-borse, occhiaie, effetto lifting. Non lo riprenderei. Non è un prodotto che mi ha fatto dire wow, e anche la boccetta in vetro è pericolosissima perché se questo si frantuma a terra fate un macello e no, non lo riprenderò. Poi, terminato questo flacone di leva smalto oleoso Manila, che insomma è abbastanza inutile che ve lo faccio vedere, comunque buono, niente di eclatante. Poi, terminate questi patch di Dizao Natural, questi me li aveva mandati Susi di Magie di Sapone con un ordine che avevo fatto. Mi sono piaciuti un sacco, li ho tenuti per farveli vedere. Hanno questo colore dorato e poi sono gommosini, sono veramente geniali. Fatti così, erano imbevuti tantissimo di siero. Li ho tenuti una buona mezz'oretta. E quando li sono andati a rimuovere avevo proprio la pelle liftata, veramente, ho notato questo effetto immediato.
E quindi se avete un evento particolare e vi dovete togliere un po' di stanchezza, un po' di segni dalle occhiaie, questi qua sono una bomba veramente. Mi ha dato proprio questo senso di idratazione e effetto lifting pazzesco. Contengono acido ialuronico, sempre lui, e allantoina, collagene, super consigliati, veramente molto molto validi. Dopo l'effetto se ne va, però intanto avete questo effetto bellissimo, però purtroppo non perdura. Poi, terminata questa maschera viso di Elidermina, maschera viso bio alla bava di lumaca che mi aveva mandato Miki della bioprofumeria da Miki, è una maschera viso monouso. Adesso ve la mostro perché anche questa l'avevo tenuta da farvi vedere. È gigantesca, era veramente gigante questa qua quando l'ho messa. Ci ho fatto anche un po' di collo. Vedete com'è fatta? È fatta così, e poi avete questi due pezzi che. Cioè, praticamente li mettete anche qua sotto, è veramente gigante. Allora, appena l'ho tolta, questa l'ho tenuta dunque da indicazioni 10 minuti, sì, l'ho tenuta 10 minuti, non di più. Quando l'ho rimossa, ho avuto un attimo di sconforto perché mi si era arrossata tanto la pelle. Quindi ho aspettato perché comunque non mi dava fastidio, non mi pizzicava, però comunque era arrossata, soprattutto nella zona delle guance e al centro della fronte. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, la pelle è tornata al suo colore normale, però non ho notato chissà quale effetto, giusto un po' più luminosa, però niente di più, onestamente non è un prodotto che mi ha stupito più di tanto in positivo. Contiene bava di lumaca che dovrebbe nutrire la pelle del viso rendendola morbida e vellutata, l'acido ialuronico per mantenerla idratata e l'aloe vera per andare a fare un'azione lenitiva e decongestionante. Dopo questa maschera, in teoria il viso dovrebbe avere un aspetto più fresco e luminoso, però onestamente io tutto questo effetto non l'ho notato e quindi non sarà un prodotto che comprerò. Maschera viso idrogel biologica della linea Illumia dell'Erboristica che mi è piaciuta tantissimo, di questa ve ne ho parlato in un video, mi sembra dei promossi. Illumina e rigenera, vero? Alfa idrossiacidi di frutta, vi dà proprio questa pelle, che paura, Togo, cosa c'è? Vi dà proprio questo effetto pelle rinata. Dopo questa maschera la pelle cambia colore, proprio sprigiona luce e mi è piaciuta tanto. Questa è una delle due che erano attaccate e i risultati sono visibili dopo quattro applicazioni. Dicono le indicazioni, io ho notato da subito la differenza di pelle, proprio se avete la pelle soprattutto in questo periodo spenta e opaca, questa maschera ve la illumina proprio e è piaciuta veramente tanto. Ultimo prodotto, questo è un campioncino, solitamente non vi mostro campioncini se non cose per me che veramente meritano. In questo caso ve lo mostro perché mi è piaciuto tanto ed è lo scrub viso di Pura Vida Bio, quello alla pera, ha una profumazione di pera incredibile. Contiene anche questo idrossiacidi da frutta, microsfere vegetali, bioliquefatti, è un prodotto bellissimo, vi va a fare un bel effetto peeling, allo stesso tempo vi lascia la pelle bella morbida. Mi è piaciuto tantissimo. Io questo e la maschera anti-pollution sono due prodotti che vi consiglio tantissimo perché sono veramente validi. Bene, io con i prodotti terminati ho finito. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!